settimana in consiglio. Nella seduta del 3 luglio l'Aula ha votato gli ordini del giorno collegati al disegno di legge di riordino del settore dell'Information and Communication Technology. L'Assemblea ha poi approvato l'ampliamento dell'ambito territoriale di inchiesta della Commissione sulla gestione urbanistica. A fine seduta l'Ufficio di Presidenza e l'Assessore ai Trasporti hanno incontrato una delegazione di lavoratori Wagon Lì sulle problematiche dei treni notte. Seduta sull'Europa. Il 2 luglio si è tenuto a Palazzo Lascari su un consiglio regionale aperto sull'Europa. L'Assemblea legislativa piemontese ha deciso di dedicare una riflessione sul perdurare della crisi finanziaria ed economica, sul nodo della legittimità democratica dell'Unione Europea e sull'inadeguatezza di molte regole che oggi governano le decisioni europee nel produrre effetti risolutivi sugli Stati membri. Voci dei luoghi. La rassegna estiva Voci dei Luoghi, alla sesta edizione, è promossa dal Consiglio regionale Comitato Resistenza e Costituzione in collaborazione con UNGEM Piemonte e Comitato Resistenza e Costituzione della provincia di Torino. I comuni montani che ospitano gli spettacoli delle quattro compagnie, Assemblea Teatro, Accademia dei Folli, Associazione Culturale Tecnè e Compagnia 3001, sono 24, a cui si aggiunge Torino, dove la rassegna prende il via il 6 luglio. I numeri del Piemonte su Notizie. Alla riflessione in cifre e statistiche sulla salute dell'economia e della società piemontesi è dedicato il pezzo di copertina del secondo numero di Notizie, il magazine della Regione Piemonte, presentato a Palazzo Lascaris. Nell'occasione è stato ospitato un convegno per analizzare, con l'aiuto di esperti, come il Piemonte sta attraversando la crisi e quali sono le prospettive per la ripresa di questo territorio. Wi-Fi libero in Piemonte. È stato presentato presso la sede della Giunta regionale il primo punto di accesso Wi-Fi completamente libero, senza autenticazione, che copre l'intero palazzo della Regione e l'antistante Piazza Castello. Erano presenti all'incontro il vicepresidente Roberto Placido, l'assessore regionale all'innovazione Massimo Giordano e il direttore regionale all'innovazione Roberto Moriondo.